Allora, il concetto che c'è dietro la rassegna di Vetti in Vista, che ormai è giunta la 12ª edizione, è solo uno: diffondere la cultura della montagna, far conoscere la montagna, il suo ambiente, i suoi personaggi, i suoi lavori, le sue difficoltà, le sue specificità. Questo è il concetto principale. Lo coniughiamo ogni anno in modo diverso, tentiamo perlomeno di coniugarlo in modo diverso, facendo conoscere vari aspetti della montagna. Quest'anno abbiamo deciso di puntare molto sull'alpinismo, quindi abbiamo invitato Federica Mingolla e Matteo Della Bordella, due alpinisti, due espressioni diverse dell'alpinismo, una femminile con un passaggio dall'arrampicata, quindi dalla versione sportiva dell'andare in montagna, che è quello del free climbing, invece a poi dopo al passaggio successivo all'amore per la montagna e quindi alla voglia di fare un'attività professionale dedicata alla montagna, sempre da parte di Federica, andando a studiare e a diventare guida alpina, e poi invece un altro modo di andare in montagna, che è quello di Matteo Della Bordella, che è venuto giù e ci ha detto di sì mentre stava in Patagonia. Era appena sceso dalla via est del Sierra Torre, quindi una via molto difficile aperta da loro, e ci ha detto di sì quando stava al campo base ed era appena tornato, e c'era stata anche una disgrazia molto importante, un amico che era morto, quindi diciamo che è stata una persona eccezionale. Però lui ha un modo diverso di andare in montagna, perché lui ha scritto anche un libro che è La via meno battuta, esattamente quello di andare in montagna, di trovare le vie meno battute, di possibilmente di aprirne di nuove e fare anche lunghi percorsi per arrivarci, quindi un modo diverso da quello di Federica, ma entrambi che sono espressioni dell'andare in montagna. Questo è tutto.